Buongiorno a tutti e bentrovati. Come vedete, oggi costruiremo graficamente un'icona per app per una fotocamera. Ad esempio, questa di Retrica, questa è il logo iniziale di questa applicazione. Come si fa? Andiamo a vedere la parte di disegno tecnico. L'icona è formata da un quadrato con angoli smussati, il quadrato è di lato 9. Le smussature sono archi di cerchio che partono dai punti A, B, C e D, individuati da questo cerchio centrale di raggio 3,1, a cui vengono aggiunti altri tre cerchi, sempre puntando dal punto origine centrale, e due linee che sono inclinate di 60 gradi per fare l'ombra, che partono dai punti 1 e 2, che sono semplicemente individuati da una linea che parte e che trapassa il centro inclinata a 30 gradi. Ultima particolarità grafica, questo quadratino che contiene quattro piccoli quadrati in basso a destra. Andiamo a vedere la versione con le linee ripassate con la linea HB, che per voi sarà fatta proprio con la matita HB. Tiriamo via queste dimensioni, queste quotature per vedere il risultato finale dal punto di vista grafico. E passiamo ora al tocco finale, che è quello del colore. I colori in realtà sono questi quattro: l'arancio, questo panna e il nostro nero, e quattro gradazioni di grigio, uno per il fondino inferiore, uno per il cerchio intermedio della lente, altri due in realtà per il gradiente che forma l'ombra e un ultimo per i nostri quattro quadratini. Bene, adesso andiamo a vedere graficamente come realizzarlo, proprio sporcandoci le mani con matita e squadre. Vado al tavolo, ci sentiamo dopo. Buongiorno a tutti, eccoci tornati al tavolo di lavoro. Ho creato un quadrato 9x9 che è la base della nostra icona, come avete visto. Ora mi serve fare le linee diagonali per individuare poi i punti di raccordo. Faccio la prima linea, voi state più leggeri di me. Ricordo che se volete vedere il video anche con più calma potete fermarlo quando lo volete o anche rallentarlo premendo l'iconcina a forma di ingranaggio. Andiamo a definire il primo raggio. Vado a prendere il mio compasso. Apro il compasso a 3,2 centimetri. Anche se siete un po' impallati dalla mia presenza, vi assicuro che è 3,2. Punto nel centro e faccio il primo cerchio. Allora, il primo cerchio, che è partito dall'origine O, individua i punti A, B, C e D. E proprio su questi punti andiamo a definire le linee di limite del raccordo. Uniamo il punto A e B e teniamo solo le linee esterne. Altrettanto facciamo con D e C. Voi siate più precisi. Io sono un po' distante in realtà dal foglio per non coprire con la testa il foglio stesso, per cui vedo un po' in parallasse. Fate la stessa cosa unendo A e D in verticale e poi B e C. Questo vi permetterà di avere i limiti del vostro raccordo. Guardate qua, noi partiamo dal punto B ad esempio, puntate in B, arrivate sul primo limite e fate il raccordo. Unite le due linee che abbiamo appena disegnato. Non dovrebbe essere necessario cambiare il raggio se puntate in C, nemmeno se puntate in D, ovviamente. E in A. Ecco qui. Ora andiamo a definire le altre caratteristiche geometriche. Allora, la prima da fare è, secondo me, la linea che divide i due colori. Quindi andiamo giù di 2,8 centimetri. Quindi eccoli qua. E creiamo una linea verticale. Appoggiamo sempre la riga di supporto
al bordo del foglio, facciamo scorrere la squadra, che in questo caso è quella a 45 gradi, per quello che mi compete. Andiamo invece a fare gli altri tre cerchi che ci mancano. Attenzione, le misure sono nel cerchio più interno 2,1, che è molto simile al raggio di raccordo, tra l'altro. Vi fate il primo cerchio, andiamo a diminuirlo fino a un raggio di 1,4 per fare il secondo cerchio interno. Oh, attenzione, non fate come me. Premete più sulla punta d'acciaio, lasciate scorrere la parte della punta in matita. E l'ultimo, il più difficile, il più piccolo, 0,8, un vero incubo. Con calma, concentrazione quasi zen, fate girare piano piano e voilà, ecco il vostro cerchio. Altra cosa che dobbiamo fare è la parte inferiore dove ci sono i quattro quadratini. Come si fa ad individuare? Basta andare a 1,2 cm, partendo dalla punta in basso a destra, lungo la diagonale che avete fatto, trovate questo punticino. Chiamiamolo E. Adesso, sempre con l'ausilio della riga della squadra, costruiamo un quadrato partente da E. Facciamo una linea verticale, facciamone una orizzontale. Sentite il suono delle squadre? Allora, sappiamo che la larghezza totale è 1,2. Ok? E altrettanto in altezza, essendo un quadrato. Dopodiché, però, già che ci sono, vi dico anche che i quadratini più piccoli sono circa di mezzo centimetro partendo dall'alto e mezzo centimetro partendo dal basso. Dovrebbe rimanere uno spazio di 2 mm in mezzo, 5 mm a sinistra, tac, 5 mm a destra. Allora, tanto definiamo i nostri quadrati. Cominciamo a fare il quadrato esterno, si arriva fino alla diagonale. In teoria, se siete stati abbastanza bravi, dovreste essere verticali, anzi più di me, anche venendo in giù. Adesso facciamo gli altri due linee orizzontali e verticali per definire i quattro quadrati, uno e due. Voi potete appoggiare, io adesso sto appoggiando sotto, ma anche sopra la riga di scorrimento. E voilà, ecco che il gioco è fatto. Adesso dovete ripassare. Vado a prendere, se trovo una squadra 30-60, non so dove l'ho messa, un attimo. Eccola qua. Come vi dicevo, dobbiamo definire altri due punti, che sono i punti 1 e 2 dell'ombra. Uso una squadra questa volta a 30 gradi, appoggio lateralmente la mia riga. Faccio scorrere la mia squadra in questa maniera, passando dal punto O, e faccio una linea. Questa linea va a individuarmi il punto 1 e il punto 2. Per fare la stessa cosa, adesso devo solamente cambiare l'inclinazione della squadra e metterla in questa direzione e fare calare dall'alto verso il basso le due linee partenti proprio dagli ultimi due punti individuati. Parto da 2, che mi è più semplice perché è già a sinistra, e spostando il libro che mi sta ostruendo lo scorrimento della squadra, anche dal punto 1. Ecco, ora dovete solo ripassare le linee, quelle vere, reali, come vi ho fatto vedere all'inizio del video, e colorarlo. Vi saluto, ciao ciao! Eccoci, questo dovrebbe essere il risultato finale. Vi rifaccio vedere le linee costruttive con le misure. Ecco qua quella iniziale, quella finale, linee ripassate senza nessuna quota e con il colore. Devo solo ricordarvi che dovete fare quattro di questi disegni, tre icone senza colore nei primi tre quadranti, l'ultimo quadrante, un disegno completo anche colorato. Buon lavoro! Ciao ciao!